Ma vattene a fa' culo, ecco dai, ma che cazzo di scopo? Ma veramente stai parlando? L'Inter, dovete capire, è seconda in tutto, cioè seconda la Juve per campionati e seconda il Milan per Champions League, vivono dai terni secondi e quindi giustamente cercano di caricarsi, fare gruppo, perché alla fine è l'unica cosa che gli rimane. Pesantissimo Mario. No, c'è Mario Inter, non so se voleva rispondere. Mi sentite? Ma sinceramente non posso rispondere ai retrocessi, mi dispiace. Io volevo chiedere a Manfredi, ma non c'è un modo per interdire Leandro dal parlare di calcio? Allora, no, parlo sportivamente parlando, non parlo della persona, non mi capite male, ma io non posso parlare con lo Juventino che casa sua è la caserma dei carabinieri e gli avvocati. Avete pazienza. Restiamola subito. Una grande argomentazione. Ma non mi dire, dai, no, se preferisco, mi scusi, pure preferisco tu, il commento devi di Cassano. Tu che sei milanista, dai. Posso fare un'osservazione? Ma perché i tifosi dell'Inter se sentono in diritto di dire io non parlo con te? Perché lo vedo fa solo a loro. È che c'è stava ieri il mitomane, l'altra volta Centozzi, io non parlo con te perché tu sei da Lazio, io parlo con te. Allora, ho parlato tra te voi, ma tutti lo... solo i tifosi dell'Inter dicono sta cosa. Ciccione, ti ho sempre detto che, niente, si, che si somigliano. A me non interessa, è una constatazione di fatto. Perché io me ti ho detto che si somigliano. L'ha detto Centozzi, adesso hanno detto pure Monzo, chi l'ha detto, però sono tutti dell'Inter. Monarca, te lo spiego io, posso? Posso dirtelo? Ma spiegalo, perché non la capisco sta cosa. Non lo puoi capire, perché chi non è mai stato in Serie B non può capire. Ma io sono stato in Serie B, ma non credo. Ma io ci sono stato in Serie B, però ho l'accortezza di parlare pure con i tifosi del Foggia che hanno fatto la Serie C. Mi sento superiore a voi. Non buttiamola su questa stemmere polemica, Manfredi, per favore. Ma si può parlare? Ma non è una polemica, è una constatazione. Perché il tifoso dell'Inter si sente superiore? A che cosa? L'ha fatta. No, io perché lo Juventino e il milanista stanno insieme per attaccare solo l'interista? Perché uno da solo non può. Ma chi pesa in culo? Ma chi pesa in culo? Dai, andiamo avanti. Effettivamente c'è una cosa che ti chiama Mario, si chiama rispetto, perché sai che hanno vinto e dici io rispetto per quello che hanno vinto. Grande la loro rispetto. Storia. Voi, quando l'Italia dominava il mondo, la finale era Milan-Juve, ricordatelo Mario. Quando l'Italia bacio. Siete come le cuffie, entrate sempre insieme, bravo. Allora. L'alleanza. Monarca, lei ci crede nell'alleanza? Le armate bianco-rosso-nere esistono da sempre. Per rispondere a quello che ha detto Augusto, l'interista ha dei valori che sicuramente uno juventino non ha e probabilmente spesso... Ma vattene a fa' culo, ecco, dai, ma che cazzo abbiamo... di scopo? Ecco, ma veramente stai parlando? Ecco perché non dai, ma dire con Juventini. Ti posso dire di toglierlo? Sembra una... con queste frasi sembra tipo... una trasmissione con quindicenni, cosa stai parlando? Quindicenne saresti tu, scusa. Allora, un attimo. Ma di cosa? Ma perché io non posso parlare perché tifo una squadra o un'altra? Ma di che cazzo state parlando? Ma vi rendete conto di cosa parlate? Allora, vi rendete conto che c'è una persona dietro al tifo? No, ve la faccio davvero la domanda, anche se mi sembra stupida. Ma è ovvio. Vi rendete conto che dietro al tifoso c'è una persona? No, perché mi sembrate veramente stupidi come non so cosa. Cosa vuol dire? Se c'è uno stupido, vedi, tu la prendo sul personale, si parla sportivamente parlando, dai. Ovviamente. Simone, guarda, quando si parla di sport si condividono dei valori. Molti fratelli interisti ritengono che i valori condivisi dagli juventini in primis, ma anche da qualche milanista, non siano uguali, ecco perché hanno difficoltà a interloquire. Pazzesco, avete vinto. Ma quali sono i tuoi valori? Ma che, di che valori parli? Avete Juventini e basta. Cioè, l'Inter è reale perché ha preso gli scarti della Juve e li ha fatti suoi. Simone.
Ma di che cosa parli? Io stasera sono... Ma hai vinto la Champions? Hai vinto la Champions perché la Juve è andata in B. No, no, altrimenti non avresti vinto né Scudetto né Champions. Ma di cosa parli? Di che valori parli? Un attimo. Dello sciacallaggio. Scusa Andre, chiudo. Dello sciacallaggio che avete fatto venendo a prendere Ibra e Vieira. Quelli sono i tuoi valori. Troppo indietro. Allora, Cirandelli che voleva mettere tutti d'accordo. Io voglio dire una cosa, che è ovvio che tutti possono parlare, però in una trasmissione di sport è giusto che possano parlare gli juventini? Questa è la domanda. No, ma doveva mettere una trasmissione sportiva. Possono parlare gli juventini? È una domanda seria questa, perché scusatemi, tutto il rispetto per la persona dietro il tifoso, tutto quello che volete, però l'umiliazione che la nostra Serie A deve vivere ogni volta che esce dal proprio confine, perché ti dicono Berlusconi mafia Juve, non è una cosa bella. Io sono stato in Erasmus un anno. No, è finita sta storia. Io sono stato in Erasmus un anno in Spagna. Su Instagram, come si chiama? Il grandissimo Delimello. Lo trovi anche tu. Io stavo a Granada e gli spagnoli mi dicevano Berlusconi mafia Juve. Ora, io non so cosa abbiano in comune queste tre entità, però mi sembra che lo dicessero in modo negativo, cioè inserissero la Juventus. Quindi perché io devo vergognarmi di seguire il calcio italiano perché c'è il brand Juve stratutelato, ora lo sappiamo, dalla FIGC, che è un brand che ci umilia a livello mondo, ci umilia. Non possiamo far passare questo messaggio. Ci dissociamo ovviamente, ma cosa fa Monarca? L'hai buttato un po'. Ci dissociamo ovviamente. Anzi, la Juve è stata martoriata negli ultimi anni. Comunque, però comunque prendete le parole di Delli, trasformatele al contrario, è tutto perfetto. È giusto per capire. Allora, Roma sta io no, non accetto le parole. Allora, potrei accettare le parole di Leonardo, Leandro, ma non posso accettare le parole di uno juventino, Leandro. Perché se lui mi deve far vedere patente e libretto d'onestà, perché se tu non mi cacci la patente e libretto dell'onestà, allora è giusto che non ci possiamo confrontare. Allora.